L'inflazione continua a galoppare, a fine anno, se le cose non cambiano, arriverà a sfiorare il 7%. Tutto questo colpisce anche i beni di prima necessità. Parliamo del pane, addirittura in certe città ha sfiorato l'aumento del 10%, la pasta è arrivata ad aumentare del 4,5%. C'è bisogno di un intervento energico del governo perché tutto questo colpisce le famiglie. Si stimano degli aumenti di 2.500 euro all'anno, non so come faranno le famiglie più povere. C'è bisogno che il governo colpisca le speculazioni e le colpisca pesantemente.